belle e benvenuti a questo nuovo episodio de Siete Inutili, la bolla della musica indipendente. A condurre, come al solito, mio malgrado, Andrea Chi dell'omonimo programma di Radio Alba, Andrea Chi, e ad accompagnarlo Branks Insignia del programma Rap di Zona, sempre su Radio Alba. Ma questo è il format della bolla, quindi all'interno di questo format abbiamo una bolla, dentro la bolla abbiamo un ospite. Branks, manda la sigla. Bentornati in questo spazio meraviglioso che ci ha donato Banca d'Alba. Banca d'Alba ci ha aperto le porte del loro cavò, anche perché questo posto è talmente bello che forse vale quanto un cavò. Veramente uno spazio meraviglioso. Banca d'Alba ha sempre appoggiato dall'inizio questo progetto che è la bolla, ma oggi non possiamo parlare troppo perché abbiamo una donna, una scrittrice all'interno alla quale dovremo dire taglia. Esatto, dovremo dire taglia, perché è una storia importantissima, bellissima da raccontare, ed è tutta scritta in questo libro, La Zanzara ha il sangue tiepido. Racconta, è un po' la sua autobiografia. Lei ha due bimbi che hanno 18 e 20 anni, o 16 e 18 anni, e uno di questi ragazzi ha la sindrome di Asperger. Quindi, insomma, a un certo punto della sua vita lei si è accorta che le cose brutte non succedono soltanto agli altri. Non vedo l'ora di farla parlare e non vedo l'ora di dirle taglia, taglia. Bruna Olivero, benvenuta. Ciao, benvenuta Bruna. Benvenuta, benvenuta. È la prima volta che abbiamo così tanto pubblico, perché ti sei portata dietro. Vediamo un po' se ci siete. Fate sentire, fate... E quindi ci stava a fare sentire l'applauso. Yo! Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Questo libro, ho detto bene, ho presentato un L'hai pochettino presentato molto bene, questo ma libro. Non Senti, avevo dubbi. La prima domanda che noi facciamo sempre riguarda la bolla, riguarda dove sei. Sei in questo spazio che per noi è un po' la stanza dell'arte, dove un artista, uno scrittore, un cantante o un ballerino si rinchiude per scrivere, per creare, per comporre. Ci sono i muri trasparenti, quindi possiamo vedere all'interno. Allora, cara Bruna, qual è la tua bolla, ma soprattutto che cosa succede all'interno della tua bolla? Entrare nella bolla mi ha dato un senso quasi di ritorno a proprio primordiale, perché siamo partiti tutti da una bolla, se pensiamo che eravamo nella pancia di una mamma, quindi wow, è come bello essere accolti di nuovo dentro quel sacco, no? Quindi è come essere qui mentre gli altri ti guardano, quindi voi siete tutti ecografisti e state palpando un po' quelle che sono le mie emozioni. La mia bolla in realtà me l'ha mostrata mio figlio. Chi leggerà poi il libro avrà modo di capirlo. Il rifugiarsi dentro una bolla, era una bolla trasparente dove lui si nascondeva per non perdere il contatto con quello che c'era di fuori, e dove io da fuori ho imparato a riconoscere quello che c'era dentro, il suo mondo, e non rompere questa bolla, perché poi la bolla è una cosa fragile. Hai reso la sua bolla trasparente. Sì, e lui ha permesso a me di vedere nella sua bolla, perché molto spesso dove ci sono questi mondi paralleli, dove ci sono delle identità che si costruiscono, non sempre si riesce ad andare a vedere senza infrangere la bolla. Quindi la bolla secondo me è accoglienza, protezione, ma in questo momento è anche connessione. Proviamo a portarla nel tuo mondo, cosa assolutamente dici? Sì. Io mi tolgo la giacca. Sicuramente avremo una risposta molto interessante. Come ti ho detto nel fuori onda, io arrivo dal mondo hip hop, dalla cultura hip hop, sono un ballerino di breakdance, nasco soprattutto così, e nel nostro mondo ci salutiamo sempre dicendo stay fresh, che è proprio un augurio, un ricordarci sempre di rimanere il più possibile connessi e radicati nel presente, essere molto contemporanei.
Ti è mai successo di sentirti radicata nel presente? Io in realtà non mi scardino mai dal presente, è un senso di sicurezza che mi impongo proprio per non perdere le certezze che acquisisco. Quindi restare freschi, restare fermi in quello che è il presente, però osservando quello che hai anche alle spalle e proiettarti in quello che ti arriva nel futuro, perché è una costruzione continua. Lo stare fresco vuol dire mente libera, poter accogliere quello che sono le tre dimensioni della struttura del tempo: passato, presente e futuro. Wow, lo sapevo che era una risposta di quelle proprio serie, da b-boy possiamo dire. E la corta, devo essere più corta. Ma io ti vado a scavare ancora un po' di più in questa domanda. Noi, oltre a dirci stay fresh, ci sei proprio per quello che noi usiamo di più, che è il freestyle, cioè l'improvvisazione. Perché solitamente, faccio l'esempio per esempio per me che ballo breakdance, quando inizio a girare sulla testa non so mai effettivamente quanti giri farò e dove cadrò, quindi devo sempre essere pronto a improvvisare. Ti capita di fare del freestyle, visto che hai dato una descrizione perfetta dello stay fresh? Improvvisazione per me è la mia montagna russa. Se vogliamo andare nello specifico, è una frase che mi ha insegnato un ragazzo che seguiva mio figlio in un percorso riabilitativo. Mi ha detto: non aspettarti di scendere dalle montagne russe di tuo figlio. Vuol dire che lui, se parte con il suo carrello, con i suoi vagoni colorati, e tu ci sei sopra, sei con lui, non decidi tu quando scendere, sei accodato. Io soffro di vertigini sul brocomela, mia figlia è testimone che gli ho piantato le unghie al primo giro che abbiamo fatto insieme, lei si divertiva come una pazza, io volevo scendere al primo tunnel perché per me era già troppo. Quindi non puoi scendere, questa montagna russa è un'improvvisazione continua, può durare un giorno, un'ora, un mese, non si sa. Tu sei nel suo vagone, sei con lui. A un certo punto dici: ok, godiamoci lo spettacolo, perché sennò alla fine ti perdi quello che sono le cose essenziali della vita. Solitamente l'improvvisazione porta poi a vivere anche dei momenti irripetibili, perché è freestyle. Quindi ti chiedo: hai mai vissuto un momento epico che dici wow? E hai percepito che te lo saresti ricordata per sempre mentre lo stavi vivendo? Ma banalmente potrei dirti la nascita dei miei figli, perché quello per una madre penso sia il momento irripetibile, perché la potenza che c'è in quell'attimo in cui tu finalmente accogli quello che sono mille punti interrogativi che ti costruisci nella testa nell'attesa di quello che sarà l'evento, e poi finalmente quando c'è questa esplosione della vita, della tua vita, che si trasmette ad un altro essere, penso che sia il momento irripetibile. È un po' banale, ma per me è questo. No, assolutamente no, assolutamente no. Siamo in una banca. Siamo che in cosa una banca lì? E noi abbiamo preparato un audio che ti faremo ascoltare, registrato con la voce di Dieghito, uno speaker di Radio Alba, e poi siamo curiosi di sapere il tuo parere. Vai Dieghito! Essere ricco non sta nell'avere tanti soldi, sta nel non averne bisogno. La ricchezza si misura non in base a quello che hai, ma in base a ciò di cui non hai bisogno. La ricchezza non è possedere molto, è non avere bisogno di nulla. Questi sono tre luoghi comuni che parlano di ricchezza. Semplicemente vorremmo sapere se li condividi oppure qual è il rapporto che hai con la ricchezza. La ricchezza per me è banalmente la salute. Perché molto spesso diamo per scontato che uno ricco è quello che apre il portafoglio e infila magari il bancomat, è quello che i miei figli da più piccoli facevano: mamma, ma che problema c'è? Vai allo sportello, metti dentro. Sì, ma se da dietro non mettiamo mai niente, un bel giorno ti dicono ciao. Quindi esatto. La costruzione di questa cosa qua bisogna anche già imporla un po' da piccoli. La ricchezza in sé è vero, però secondo me la ricchezza è anche costruita attraverso quello che è la fatica magari di un lavoro, di una professione che comunque ti dà la responsabilità di dover magari gestire anche altre persone, chi ha questa capacità di dare linfa ad altre famiglie. Perché noi pensiamo magari, anzi andiamo a vedere sul grande a Ferrero, se pensiamo la ricchezza che ha avuto quest'uomo, in realtà poi si è dimostrata nella fragilità purtroppo di perdere quello che era la concretezza di avere un tramando su magari i figli. Quindi questa cosa qua l'ha reso forse anche molto più umano, e la gente intorno diceva: ma con tutti i soldi, perché poi ci leghiamo a questa misura del denaro, perché il denaro sembra che ti dia tutto. In realtà proprio Ferrero ci ha dimostrato che il suo denaro alla fine si era ben investito per il bene delle persone che in qualche modo davano a lui modo di dare spazio alla sua creatività con tutti i suoi prodotti, con tutto quello che era il suo mercato. Alla fine quella è diventata proprio una famiglia. Io penso che la famiglia sia forse la ricchezza più grande,
questa era una dimensione enorme, perché se pensiamo a tutta la gente che ha lavorato, lavora e lavorerà per la Ferrero, però se noi pensiamo a quello che la famiglia è la nostra ricchezza, allora diventiamo tutti forse un pochino più felici. Vado io. Sì, vai. Ti è mai successo, visto che stiamo parlando di ricchezza, di denaro, di percepire di aver usato la tua ricchezza, quindi il tuo denaro, per comprare il tuo tempo libero? Dici: non ho comprato un oggetto, ma oggi ho usato il denaro per comprarmi il mio tempo libero. Il mio tempo libero condiviso con chi vuoi, non solo te come persona singola. Diventa forse persino un po' troppo così blanda, no? come dici tu, nel senso che uno pensa proprio questa cosa qua, cioè ho pagato un caffè, però non è il pagare il caffè, è con chi ho preso il caffè, cioè trasformare questo piccolo investimento in qualcosa che ti ha lasciato magari qualcosa di bello, perché non era il caffè in sé, non era il costo del caffè, ma era quel momento che ha catturato, questo è il tempo libero, perché poi magari noi donne, i bambini, la famiglia, tutto quello che c'è, magari il tempo libero diventa una cosa che è preziosa, e magari sono proprio questi piccoli, piccoli momenti che uno si prende per se stesso che diventano importanti. Senti, siamo alla fine e arriviamo alla domanda che facciamo sempre a tutti, e ci hai già anticipato che quello che ci racconterai non è in questo libro, così non facciamo spoiler, però sei qui perché sei una scrittrice. Ricordiamo il tuo libro La zanzara al sangue tiepido, parola di un donatore, di domatore di criceti, edito edizioni 1000, ed è un libro che potete trovare online un po' dappertutto. Però adesso andiamo dritto in faccia: non sei più la scrittrice, sei la mia compaesana, sei la mia amica, durante un'intervista si diventa un po' amici. Bruna, raccontaci una storia. La mia storia è legata a un lecca lecca. Vai. Lecca lecca, che è un bambino particolare, un bambino irrequieto, ha ricevuto in dono un giorno che eravamo a pranzo, c'è anche mio marito qua, forse lui non so se ricorda, ma io me lo ricordo questo momento che abbiamo condiviso. Ritornavamo da 3 giorni al mare, e dico che per noi 3 giorni al mare è stata una sfiancata, perché ti parlo di 10 anni fa, quindi coi figli piccolini. Certo, sappiamo, io e Andrea sappiamo. Imballata la macchina di ogni essenzialità e di ogni inutilità, siamo andati a farci questa trasferta. Se non che la sera prima, la terza sera, quindi prima di tornare a casa, eravamo a cena e Giacomo ha fatto qualcosa che ha irritato il papà. Quindi cosa è successo? Che ci siamo rovinati la serata, perché poi logicamente ci sono delle dinamiche che si innescano, certo, perché hai fatto, certo, perché hai detto, quindi cerchi di mediare su quello che è una cosa che fai sempre. Usciamo dal locale, si va a vedere i fuochi sul lungomare, e io mi ricordo che c'erano mio marito e mia figlia davanti a me, io un pochino più indietro, mio figlio era sceso sugli scogli da solo, e ho detto: cavolo, una cosa così bella se la sta perdendo. Quindi poi ritorniamo verso l'auto, saliamo in macchina, gli do la mano, gli dico: stai tranquillo, non è successo niente, dimentica, ricordati i fuochi. Poi siamo tornati dove dormivamo, io quella notte lì ho pianto, ho detto: cavolo, ma questa montagna russa, questi vagoni ce li avrò sempre così carichi dietro che mi spingono sempre al limite, io quasi quasi scendo, cioè ci sono dei momenti in cui ti viene voglia di scappare ma non puoi perché trovi la voragine. Al mattino si riparte mugugnanti, perché dalla Liguria si ritorna sempre un po' mugugnanti, si è un po' il gavibbo. Ci rifermiamo poi per il pranzo, ok, seduti a pranzo, i musi erano ancora abbastanza lunghi, Giacomo ha mangiato in fretta. E poi inizia a fare quello che mio figlio sovente fa, ovvero iniziare a fare i suoi labirinti. Se fosse qua magari lo farebbe ancora adesso, 18 anni, perché lo catturano molto questi percorsi. Quindi inizia a camminare su queste piastrelle. Mio marito mugugnava, e detto: oh signore, eccoci qua, siamo, di nuovo, ci siamo, e ora siamo di nuovo carichi. Io mi ricordo che è uscito dalla cucina un omone più grande di te, Andrea, che sei già un bel personcino. Col suo grembiule ha iniziato a guardare mio figlio, e io da mamma sono strabica, perché avevo un occhio nel piatto e un occhio su quello che succedeva. Ho visto lui che si è avvicinato al bancone, senza fare domande ha preso un barattolone di quelli a vite, quindi non gli entrava nemmeno la mano, scava e tira fuori già c'è il lecca lecca, e chiama: vuoi un lecca lecca? E Giacomo si è bloccato, ha preso il lecca lecca, l'ha ringraziato. Ecco, io l'ho detto, io mi auguro che mio figlio, e auguro anche a voi, nei vostri momenti di sconforto, troviate qualcuno che vi regala una caramella. Questo lecca lecca per me ha rappresentato un capire
che attorno ci sono le persone che ti osservano e hanno voglia di prendersi cura di te. Forse hai detto la verità, che le caramelle dagli sconosciuti vanno accettate, perché se uno sconosciuto ti offre una caramella è perché ha capito che sei una persona speciale, e forse speciale anche lui. Grazie Bruna, non grazie, vedevo l'ora di averti nella bolla, è stata una bellissima piacere chiacchierata. Grazie, adesso parola al Narra, che succede? Sì, vediamo. Dai, un recap. Un applauso. Un applauso, è arrivato quello vero, no? Il tuo, esatto, fake. Esatto, esatto. Adesso il recap del Narra, che ci racconta in qualche immagine quella che è stata questa due giorni in questo meraviglioso spazio di Banca d'Alba. Ciao Bruna, ciao Signa! Bella chi, ciao. Ciao Bruna, ciao! Prima di tutto grazie, sound check, mic check, prova. Grazie per aver partecipato alla nostra bolla. Grazie a voi di avermi accolto nella vostra bolla. No, figurati, è stato un grandissimo piacere. Prima volta dentro una bolla? Eh sì. Di qua, almeno di questo tipo, meno male che mi rispondi così, perché sennò io avrei finito le domande. Come ti sei trovata dentro la nostra bolla? Protetta. Non sei la prima che si sente protetta, quindi evidentemente è una sensazione poi proprio piacevole, perché comunque non perdi riferimento con quello che è il mondo esterno, perché non sei chiuso, quindi hai questa sorta di involucro, però un dove po' velante, forse dove ci sono i tuoi pensieri sembra che li raccogli meglio, sono un pochino più forse più trasparente, non sarebbe la stessa cosa, questa roba c'è, questo, nebbia, sì, c'è questo vedo non vedo un po' benissimo scherzo. L'ultima domanda di oggi te la faccio io ed è: ma chi te l'ha fatto fare? Me lo sto chiedendo anch'io.